Grazie Mirko di essere qua con me. La tua azienda è a Castelvetro e vorrei tanto che tu mi parlassi del tuo prodotto, che so che in questo momento è una delle nostre eccellenze emiliane. Esattamente. Intanto ringrazio per questa opportunità. La mia azienda è la Società Agricola La Piana di Castelvetro di Modena. Siamo sulle colline proprio di Castelvetro, ad un'altitudine di 146 metri sul livello del mare. È un'azienda agricola biologica e tra i nostri prodotti c'è il prodotto di cui ti parlo oggi, il Capriccio di Bacco, che è un lambrusco graspa rossa senza solfiti aggiunti, che proviene dai vitigni più vecchi dell'azienda ed è una delle eccellenze che la guida Emilia Romagna da bere ha selezionato proprio nell'ultima guida. Importantissimo per un lambrusco poter essere un'eccellenza in questo momento. Più che per un lambrusco graspa rossa. Eh sì. Perché il graspa rossa si sta affacciando, soprattutto col prodotto di collina, ad un'ottima qualità e sta rivalutando proprio la sua nomea e si sta affacciando a un mondo che è pronto ad assaggiare un prodotto di questo tipo, un prodotto strutturato, un prodotto di collina che oltre ad avere una bollicina amata in tutto il mondo ha un suo corpo, una sua struttura, una sua storia. Effettivamente il lambrusco è un portabandiera emiliano romagnolo molto importante. Io vedo che sei una persona molto giovane, infatti mi sono permessa di darti confidenza. La tua azienda come nasce? La mia azienda nasce nel 1951 circa, quando mio nonno, originario di Pavullo, acquista questo fondo, questo piccolo podere a Castelvetro e si ritrova in un'azienda multifunzionale, quindi c'era la stalla, c'era la frutta e c'era vite. Arrivato sul posto, dopo i primi anni, capisce che il terreno era vocato maggiormente alla viticoltura e quindi implementa quello che è la superficie vitata. Nel giro di pochi anni diventa un'azienda agricola vitivinicola, sì, prettamente. Lui era accompagnato in questo percorso da mio padre, che però dopo pochi anni, io ero ancora un bambino, avevo 9 anni, nel momento in cui l'azienda si stava sviluppando, purtroppo ci ha lasciato. E quindi mio nonno ha potuto tirare avanti l'azienda come poteva, ormai all'età di 85 anni, e insieme con l'aiuto di mia madre, che lo ha sempre appoggiato e le ha seguito soprattutto in quello che erano le paratiche burocratiche, certo, il lavoro più pesante della cantina. E io a 14 anni, per scelta diciamo di volontà, non d'obbligo, perché mi avevano trasmesso questa passione per la viticoltura, certo, sono rimasto in azienda perché effettivamente mio nonno non aveva più le capacità di proseguire nell'attività, quindi io a 14 anni ho dovuto scegliere fra scuola o viticoltura. E la scelta è stata scontata, è stata l'azienda di famiglia. Ha vinto l'amore, la passione. Assolutamente. Il futuro come lo trovi? Il futuro lo trovo promettente. Bellissimo. Noi abbiamo fatto il passaggio all'agricoltura biologica nel 2003, è stata una delle mie prime scelte introdotte in azienda. Abbiamo innanzitutto rivoluzionato l'azienda portandola da un'azienda che faceva solo vini sfusi da imbottigliare, sì, per il consumo privato, a un'azienda che imbottigliava, quindi subito, immediatamente la mia prima svolta è stata questa. L'ampliamento della cantina, l'avvicinamento del pubblico all'azienda, prendo una sala degustazione aperta sempre per poter assaggiare i nostri prodotti e poi tanto investimento in quello che poteva essere la ricerca, lo studio verso un prodotto sempre più naturale
che rispecchiasse il mio territorio, che rispecchiasse le meravigliose colline di Castelvetro e che ne potesse essere un portabandiera in tutto il mondo. E vedo che adesso il mondo è pronto, quindi il futuro lo stiamo cavalcando in questo momento. Benissimo. Cercando di realizzare un prodotto di collina che venga apprezzato da tutti, insomma. Complimenti. Mi piacerebbe farti assaggiare questo prodotto. Bellissimo. Tra l'altro, cosa dire, è un prodotto molto longevo, perché questa eccellenza presa proprio quest'anno è una produzione 2016, che per un Lambrusco è una cosa impensabile. Arrivare ad una longevità simile, ma il sistema di lavorazione, estrazione, tramite una fermentazione su buccia del vino, va a estrarre tantissime sostanze antiossidanti, tantissimi tannini, sia di buccia che di vinacciolo, rendendo questo vino strutturato e con una prospettiva di longevità maggiore rispetto a un classico Lambrusco, certo, che invece ha una durata di un anno e mezzo, due insomma, dopo l'imbottigliamento. Questo prodotto fa uno Charmat lungo, dopo aver fatto una prima fermentazione, fa la seconda fermentazione in autoclave, dove resta 5 mesi, poi fa un altro affinamento di 6 mesi in bottiglia, poi viene immesso al commercio. Molto elegante, molto invitante, per cui al primo sorso vorrei fare un brindisi di augurio e poi l'assaggio. Tanti auguri, Mirko. Grazie.